Ai microfoni di RadioBue.it, quest'oggi abbiamo il professor Riccardo Brugnera, che da oggi è il nuovo responsabile di un'importante collaborazione internazionale denominata GERDA. Buongiorno, professore. Buongiorno. Professore, intanto come ci si sente ad essere a capo di questo esperimento? Beh, da una parte onorati perché non è una, diciamo, un posto di responsabilità che si prende, che si facilmente ottenibile, quindi è un grande onore averlo ottenuto. E a seconda invece è una grande paura di non riuscire a soddisfare le attese e i compiti che questo tipo di lavoro comporta. Professore, ricordiamo che lei sarà quindi a capo di un team internazionale, se non sbaglio. Com'è composto il team per questo Allora, esperimento? l'esperimento GERDA è un esperimento, come ha detto lei, internazionale, composto da 16 istituti europei, istituti scientifici, sia università che istituti scientifici, provenienti oltre all'Italia, dalla Germania, dalla Svizzera, dalla Polonia e dalla Russia, ed è composto da circa 110-120 persone. Questa è la struttura di questo esperimento. E professore, adesso le chiedo la domanda principale, cioè che cos'è, che cosa si ricerca con questo esperimento? Allora, l'esperimento GERDA è un esperimento che si trova ai laboratori nazionali del Gran Sasso, nei laboratori sotterranei, e ricerca un decadimento estremamente raro, mai visto, che è il decadimento doppio beta senza neutrini. È un decadimento che non è previsto dal modello standard, che il modello standard rappresenta lo stato attuale delle migliori conoscenze che abbiamo sul mondo, sull'infinitamente piccolo. E questo tipo di decadimento è ricercato perché aprirebbe una finestra oltre questo modello standard. Adesso tutta la fisica delle alte energie ricerca indizi per vedere di rompere lo stato di conoscenza, rompere nel senso per farlo avanzare. E questo decadimento in particolare viola una particolare legge che è il numero leptonico totale, e quindi è un decadimento che sta alla stessa stregua delle ricerche sulla stabilità del protone, quindi la materia barionica, ed inoltre aprirebbe una finestra, se ovviamente visto, sull'origine della massa dei neutrini, perché per esempio a LHC hanno scoperto l'Higgs, questa particella, diciamo, prevista all'interno del modello standard, che serve la struttura del modello dare massa a tutte le altre particelle, fatta eccezione per il neutrino che nel modello standard è privo di massa, invece gli esperimenti hanno detto che ha massa, anche se non sappiamo quanta, ma ha massa. Ecco. E, insomma, questo è più o meno lo scopo di fisica e la raccolta di fisica che uno avrebbe se questo decadimento fosse visto. Professore, lei quindi rimarrà a capo dell'esperimento GERD per 3 anni. Quali sono gli obiettivi che si è dato in questo tempo? Allora, noi in questi 3 anni, come Gerda e quindi come responsabile dell'esperimento, abbiamo l'obbligo di raccogliere con grande efficienza la maggior parte cioè di sfruttare, raccogliendo buoni dati, questi 3 anni. E questo vuol dire, se riusciremo in questo, a portare la sensibilità, cioè le capacità e la capacità di scoperta dell'esperimento, diciamo, fino alla sua massima realizzazione. Completata cioè ottenuto questo scopo, l'altro scopo che abbiamo in mente è quello di fare un piccolo miglioramento dell'esperimento, probabilmente il prossimo anno,
miglioramento che serve, diciamo, per in parte migliorare l'esperimento, ma l'esperimento già è abbastanza ben, è già a posto, ma questo aiuterebbe leggermente. Ma questo upgrade lo si può leggere per i futuri, per i futuri esperimenti che vadano al di là di Gerda, cioè al di là di questi 3 anni, perché ok, uno potrebbe essere fortunato e trovare questo decadimento magari con l'analisi dei dati dei prossimi anni, ma nel caso uno non veda un segnale, allora bisogna andare avanti in questa ricerca con esperimenti più ambiziosi, più grandi, più puri, e quindi c'è molto da fare e bisogna mettere le basi per questi futuri esperimenti, non perdere tempo, e quindi questo miglioramento il prossimo anno di questo esperimento sarebbe fatto in questa direzione. Professore, noi intanto rinnovando i complimenti, la ringraziamo molto e naturalmente le auguriamo buon lavoro da adesso in poi per i prossimi 3 anni. Grazie, Grazie molte. buongiorno.